Reduci dal turno di Coppa Italia, viene visto il protagonista e soprattutto mantenersi in corsa per la qualificazione ai quarti di finale, Amor Sportiva e Ispracalcio si affrontano all'Aldo Moro di Saronno nell'anticipo dell'ottava di campionato, entrambe alla ricerca di punti importanti per avvicinare la zona playoff. Nel primo tempo, padroni di casa che prevalgono con la prima rete che arriva al nono e la mette a segno Finazzo, che chiude una bella azione in ripartenza. Al diciottesimo poi c'è anche il gol del 2-0, l'azione con la bella giocata di Iaderosa che prova una prima volta, alla seconda, e quella buona, il pallone termina all'incrocio ed è il 2-0 che dura pochissimo perché ancora l'Amor insiste e trova la via del gol con questa bella giocata di squadra, palla che arriva a Rubino appena entrato in campo, giusto in tempo per realizzare il gol del 3-0. 2 minuti più tardi però risponde l'Ispra che mette a segno con Sessa il gol del 3-1 che riapre parzialmente la gara ed è anche il risultato con il quale si chiude il primo tempo. Nella ripresa, primi 10 minuti difficili per l'Amor, grande protagonista Mattiello che nega a più riprese il gol agli avversari, gol che arriva con la grandissima conclusione di Leanza, mette a segno il 3-2 e 1 minuto più tardi, su azione di fallo laterale, altra bordata che termina all'incrocio, imparabile per Mattiello ed è il gol del 3-3. Nel finale succede di tutto, proprio al 30esimo, il tiro libero con la capitan Sofia, palla che termina sul palo con la deviazione strepitosa di Borghetto, calcio d'angolo, Paleardi dal fondo 2 volte. L'ultima è quella buona e sulla linea di porta Sofia ribadisce in gol per il 4-3 che sembra la pietra finale su questa gara, ma non demordono gli ospiti che attendono giusto il tempo di battere la ripresa del gioco per proporre una nuova azione offensiva che è anche quella giusta per riuscire a riequilibrare clamorosamente il punteggio. Pallone che arriva a Santa Caterina, si gira bene e fulmina Mattiello ed è anche il gol che chiude questa partita. 4-4 fra Amor Sportiva e Ispracalcio, due squadre che salgono di un punticino in classifica, Amor che resta al nono posto con 5 punti, Ispra al sesto con 10, un po' più vicini in playoff per la squadra ospite, entrambe però avranno modo sicuramente di farsi valere nel prosieguo del campionato. Hanno messo in mostra un gran bel gioco.